primo è di 14 anni fa e il mio figlio è prossimo ai 14 anni. Questo è stato uno dei primi film che abbiamo visto insieme, anzi se non il primo, e l'idea di poter essere presente nel sequel per me è fonte di orgoglio, perché poi uno fa sempre la ruota del pavone davanti ai propri figli. È una cosa che resta. Devo dire un grazie grosso come una casa tanto a Roberto Morbille quanto a Manfredi, a Massimiliano Manfredi, che è il direttore del doppiaggio, che in qualche modo è riuscito a tirare fuori il meno peggio di quello che c'è in me. Ed è stata una piacevolissima avventura. È imbarazzante, nel senso positivo del termine, la qualità, l'iperrealtà di quello che si riesce a vedere. C'è un pezzo del film dove i figli degli Incredibili, incredibili anche loro, guardano i cartoni animati con i quali sono cresciuto io e quelli della mia generazione, ed è imbarazzante vedere proprio due epoche al confronto. Quindi questo è molto forte come impatto. È stata una bella esperienza. Speriamo si ripeta.